benvenuto su Celebrate! Quante volte hai guardato quell'angolo di casa tua pensando che fosse sciapissimo e che non sapevi come dargli un senso? Ecco, io avevo un disimpegno insulso che non riuscivo a sistemare. In questo video ti mostro come gli ho dato caratteri dipingendo delle semplici righe. Se è la prima volta che capiti qui sul mio canale, allora benvenuto! Qui tra i miei video potrai trovare tantissimi progetti dedicati al mondo della decorazione. Decorazione che spazia fra home decoration, party styling e cake design. Per cui se non vuoi perderti i prossimi video e vuoi essere sempre ispirato da nuovi progetti, iscriviti al canale. E non dimenticarti di cliccare anche sulla campanellina se vuoi essere avvisato da YouTube con una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Se vuoi vedere come esaltare un piccolo corner della tua casa con pochissima spesa, anzi magari recuperando qualche mobile o qualche oggetto che già possiedi, allora guarda subito come ho fatto. Questo è il nuovo disimpegno che si è creato dopo la ristrutturazione ed è una zona di passaggio per arrivare alle camere da letto. Qui potete vedere com'era prima che costruissimo la parete, c'erano queste porte a soffietto che non garantivano alcun tipo di privacy. Ora che abbiamo questa bella parete con queste belle porte però, bisogna dare un senso a questo spazio. Abbiamo preso le misure della parete dalle scocche delle porte in giù e abbiamo diviso questo spazio per 6 perché verranno 3 strisce blu scure e 3 strisce bianche. E adesso con questo tiriamo delle righe. Questo è uno scotch carta fatto appositamente per fare le righe sui muri perché non porta via l'intonaco. Quindi ora, in base alle misure che abbiamo preso, tireremo le righe con lo scotch carta e poi dipingiamo con il ruletto. Abbiamo finito di mettere tutte le righe dopo aver preso le misure. Ovviamente le righe che abbiamo fatto con lo scotch non sono equidistanti perché dovendo noi fare una riga blu, una riga bianca, una riga blu, una riga bianca, lo scotch l'abbiamo sempre posizionato fuori dalla riga blu, quindi questa riga verrà blu, per cui rispetto ai punti che abbiamo preso con le misure, lo scotch è stato messo sopra al punto della misura da cui partire e sotto, in maniera che dipingeremo dentro e questa riga sarà tutta blu. Questa riga invece che è bianca, all'occhio adesso risulta più piccolina perché ovviamente lo scotch è stato messo fuori dalla riga blu di sopra e fuori dalla riga blu di sotto, per cui va a coprire parte della superficie della riga bianca in mezzo, ma alla fine saranno tutte alti uguali, le righe blu e le righe bianche saranno equidistanti. Adesso, ultima cosa che dobbiamo fare, con lo scotch carta normale
è quella di coprire gli stipiti delle porte e gli interruttori della corrente per non verniciarci sopra. Questa è la vernice che uso, blu scura. Ho preparato la mia vaschetta con il rullo, con la carta argentata, così almeno poi quando devo pulire levo la carta argentata e butto tutto. Iniziamo a verniciare. Ovviamente le parti più vicine agli stipiti rimangono sempre un po' impossibili da raggiungere col rullo, perché il rullo ha una superficie tonda, per cui col pennellino si possono riempire. Questo è un mobile che ho comprato a un mercatino dell'usato e che ho ridipinto con un color sasso. Mi dispiace non avere il video del restyling di questo mobile, ma quando l'ho fatto non avevo ancora il canale. Anche questo è un vaso che ho recuperato e che ho dipinto con un avanzo di chalk paint bianca che avevo.
Eccoci qui, anche questo video è terminato, spero che ti sia divertito a guardare questo restyling. Sono riuscita a dare personalità a questo spazio utilizzando solo la pittura e spendendo meno di 50 euro. Trovo che le righe orizzontali siano bellissime, io ho una gran passione per le righe. Soprattutto trovo che si sposino perfettamente con lo stile nautical che sto dando in questa ristrutturazione della mia casa al mare. Se non vuoi perderti tutti gli altri video e vedere il risultato finale, allora non dimenticarti di iscriverti al canale e seguirmi sui miei social, Instagram e Facebook, dove puoi trovarmi come Celebrate with Simona Remine. Ti metto giù nell'info box il link per vedere tutti i video degli altri miei progetti qui sul canale. Per qualsiasi domanda o consiglio lascia un commento sotto a questo video. Io per oggi ti saluto, ti mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.